flash dei nostri cellulari è alimentato da un apparecchio elettrico chiamato condensatore, presente in molti circuiti. Prendiamo come esempio un condensatore piano. Esso è costituito da due armature che, grazie ad un generatore di tensione, si caricano positivamente e negativamente, accumulando carica. Tra le due armature possiamo trovare il vuoto o un dielettrico. E la presenza di un materiale piuttosto che un altro determina la capacità del condensatore, che definiamo come il rapporto tra la quantità di carica accumulata e la differenza di potenziale tra le armature. Il vantaggio di utilizzare un condensatore è che è in grado di liberare rapidamente grandi quantità di carica e alimentare, ad esempio, il flash. La corrente elettrica è un flusso ordinato di elettroni dovuto alla differenza di potenziale tra due estremi di un conduttore. In particolare, gli elettroni scorrono dal potenziale minore al maggiore, con una velocità detta velocità di deriva, dell'ordine 10 alla meno 5 metri al secondo. Ciononostante, gli effetti sono immediati perché dipendono dal campo elettrico, che si propaga con una velocità vicina a quella della luce. La corrente si definisce come il rapporto tra la quantità di carica che scorre in un determinato intervallo di tempo e l'intervallo di tempo stesso. Affinché la corrente elettrica possa scorrere, è necessario creare una tensione in un circuito chiuso, cioè un insieme di conduttori. Tutti gli apparecchi che usiamo quotidianamente si chiamano utilizzatori e possono essere collegati a uno stesso circuito in due modi diversi, o in serie o in parallelo. Quello in serie consiste nel collegare gli utilizzatori uno dietro l'altro in questo modo, cosicché vengano attraversati da una stessa corrente. Mentre in quello in parallelo gli utilizzatori sono collegati in questo modo e vengono attraversati da correnti di diversa intensità. Il vantaggio di quello in serie è poter collegare ad una rete come quella domestica utilizzatori che supportano tensioni inferiori, come le lucine degli alberi di Natale, mentre lo svantaggio è che se uno degli utilizzatori saltasse, lo stesso avverrebbe anche agli altri a causa dell'elevata tensione. Ciò non accade invece nel collegamento in parallelo, per questo i circuiti presenti nelle nostre case non sono in serie ma in parallelo, altrimenti se ci dovesse saltare il microonde smetterebbero di funzionare anche la televisione, la lavatrice e tutti gli altri apparecchi che utilizziamo quotidianamente. Nei circuiti troviamo degli elementi che rispetto ad altri si oppongono maggiormente al passaggio della corrente. Questi si chiamano resistori o resistenze. Quindi possiamo definire resistenza come la proprietà di un conduttore di opporsi al passaggio di un flusso di cariche. Il passaggio di una corrente attraverso una resistenza comporta un abbassamento della tensione. In particolare la dipendenza della tensione dalla resistenza è espressa dalla prima legge di Ohm, secondo cui l'abbassamento di tensione è uguale al prodotto tra l'intensità di corrente e la resistenza. Dato che la resistenza a una temperatura fissata è costante, il grafico che rappresenta la variazione della tensione in funzione dell'intensità di corrente è una retta. La resistenza può essere espressa anche in funzione della lunghezza e della sezione del conduttore, come espresso dalla seconda legge di Ohm. La costante di proporzionalità ρ si chiama resistività e varia in relazione alla temperatura, secondo la seguente formula. ρ uguale ρ con 0 per 1 più α delta t,
in cui rho con 0 è la resistività a una temperatura di riferimento, diciamo 20 gradi, mentre alfa è un coefficiente che dipende dal materiale. I conduttori hanno una resistività bassa, mentre gli isolanti hanno una resistività molto alta. I semiconduttori hanno valori intermedi di resistività, ma nel loro caso il coefficiente alfa ha valore negativo. Questo spiega perché conducono meglio all'aumentare della temperatura. In una corrente attraverso un conduttore implica un aumento del moto di agitazione termica degli ioni che lo compongono e di conseguenza della temperatura del conduttore stesso. Tutto ciò avviene perché le cariche, dotate di energia potenziale elettrica, muovendosi acquistano energia cinetica a spese di quella potenziale e parte di questa energia cinetica viene trasformata in calore. Questo fenomeno è definito come effetto Joule. Generalmente è svantaggioso perché un aumento della temperatura corrisponde a un aumento della resistenza. In altri casi, invece, viene utilizzato per produrre calore, come ad esempio nella soffitta elettrica e nel phon. Affinché gli elettroni possano mettersi in moto, è necessario compiere un lavoro. Il lavoro in un circuito viene compiuto da un generatore di tensione e si esprime come L uguale Q per delta V, dove Q è la quantità di carica e delta V la differenza di potenziale. Inoltre, per definizione I, ossia l'intensità di corrente elettrica, è uguale al rapporto tra Q e delta T, da cui si ricava la quantità di carica, ovvero Q uguale I per delta T. Sostituendo questa espressione nella precedente otteniamo L uguale I per delta T per delta V. Dividiamo per delta T e otteniamo che la potenza è uguale a I per delta V. Scriviamo delta V in funzione di I secondo la prima legge di Ohm e giungiamo infine a P uguale R per I al quadrato. Nel caso ideale in cui delta V e I sono costanti, ossia in regime stazionario, la potenza erogata e quella dissipata coincidono. Quindi possiamo scrivere Pj uguale R per I al quadrato.